Cari bandisti, ieri stavo tornando a casa quando all'improvviso fumo bianco dal cofano. Appena ho visto il fumo dal cofano ho pensato subito a un surriscaldamento motore, anche se non avevo nessuna spia accesa. In questi casi quello che si fa è ci si ferma il prima possibile, solo che io ero praticamente arrivato a casa, mi mancava meno di un minuto, quindi ho deciso di continuare a bassi giri motore e in più ho acceso al massimo il riscaldamento all'interno dell'abitacolo. Sembra una cosa un po' controintuitiva, ma in realtà il sistema di riscaldamento dell'abitacolo e il sistema di raffreddamento del motore condividono lo stesso refrigerante, e se riscaldiamo l'abitacolo stiamo raffreddando il motore, quindi questo qui un pochino aiuta. In meno di un minuto sono rientrato a casa, ho spento la macchina, sono sceso e ho visto che il fumo usciva proprio dalla mascherina. Ora vi faccio vedere. Il fumo usciva proprio da qui, dalla mascherina, da qua sotto. Quindi ho aperto il cofano e ho notato che il fumo proveniva da questa zona qui, cioè tra il coperchio delle punterie e il collettore di scarico. Cosa che ho pensato, ma che adesso escluderei definitivamente, è che siccome ho la guarnizione del coperchio punterie che perde un pochino d'olio, questo poi va a finire sopra al collettore di scarico. Vedete dove sto indicando? Ieri c'era una bella pozzangherina d'olio che ho rimosso, in realtà era abbastanza vecchio come olio. Comunque ho pensato che magari l'olio sopra al collettore di scarico, magari bruciando, poteva fare quel fumo. In realtà penso che l'olio quando bruci faccia un fumo più scuro, e in effetti anche dopo aver pulito il collettore di scarico comunque continua a fare questo fumo, quindi non penso che questo sia il problema. Secondo step, a motore freddo ho controllato il livello dell'olio ed è ok, e ho controllato il livello del liquido di raffreddamento, anche questo è ok. In genere per controllare il livello quello che faccio, metto dello scotch all'altezza del liquido di raffreddamento e poi quando mi serve controllare a che livello è, metto una luce dall'altra parte e così vedo se è sceso sotto il livello, vuol dire che ho perso, ma in questo caso è rimasto perfettamente dove sta lo scotch, quindi non ho perso liquidi. E ho pensato, magari è la ventola del radiatore che non funziona e quindi ha fatto surriscaldare il motore. Per verificare che la ventola funzioni, quello che ho fatto è ho acceso il motore da freddo, ho preso un termometro, il termometro ce l'ho all'interno del multimetro, e ho inserito la sonda all'interno del radiatore, così. A questo punto, siccome so che la ventola parte quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge 90 gradi, quello che ho fatto è aspettare che il termometro segnasse 90 gradi e verificare che la ventola partisse. E a 90 gradi la ventola è partita, quindi la ventola funziona. Possiamo escludere anche questo componente. Ho pensato, magari ho bruciato la guarnizione della testata. Ci sono 3-4 sintomi che ci possono far capire se abbiamo bruciato la guarnizione della testata. Non è detto che si verifichino tutti insieme, però uno che si potrebbe verificare, ad esempio, è che il motore incomincia ad andare a 3 cilindri invece che 4. E questo ce ne accorgiamo facilmente, perché incomincia a vibrare in maniera anomala, che non è più bilanciato il motore non avendo il quarto cilindro in funzione. Però il motore andava liscio come l'olio. Poi un secondo sintomo è che sotto il tappo dell'olio si incomincia a creare un'emulsione, quindi di acqua e olio, una cremina bianca e gialla, e quello sta a indicare che la guarnizione si è rotta ed è entrata dell'acqua all'interno della coppa. Terzo segno, ho controllato la marmitta e della marmitta usciva fumo normale, non uscivano fumi bianchi o di colori strani. E infine, mentre andavo a vedere se la ventola partiva, ho controllato che dall'acqua del radiatore non uscissero bolle. Ovviamente ho aperto all'inizio quando il motore era freddo, il tappo si svita solo a motore freddo, mi raccomando. Ho controllato che da qui non uscissero bolle d'aria, anche e soprattutto mentre acceleravo. Quindi acceleravo tramite la farfalla, quindi agendo direttamente qui, e controllavo che nella vaschetta non uscissero bolle d'aria. Quindi direi che non dovrei aver bruciato la guarnizione della testata. Infine, l'ultimo indizio è che il fumo incomincia a uscire quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge 50 gradi. Me ne sono accorto mentre testavo la ventola. Vi lascio un breve video del fumo che esce. Credo che questo l'abbia registrato quando la temperatura era intorno ai 70-80 gradi. Poi quando la temperatura ha raggiunto i 90 gradi ho verificato che la ventola partisse, ho spento immediatamente il motore. Non ho idea di quale sia il problema. Non so se dipende dal collettore di scarico, dipende dalla guarnizione del coperchio punterie o se dipende da qualcosa di più grave. Non ne ho proprio idea. Quindi mi appello a voi. Se qualcuno ha già avuto un problema simile, se sa qual è il problema, per favore scrivetemelo nei commenti. E vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.